Salve a tutti. Di solito non faccio video di questo tipo, ma, come avete letto dal titolo, stavolta devo darvi una grande notizia. Planet Explorers ora è giocabile gratuitamente. Il team di sviluppo infatti, a causa di un bug non riparabile per un loro errore e che ha reso inutilizzabile il multiplayer, ha deciso di rilasciare il gioco per tutti e da breve ne renderà pubblico anche il codice sorgente. Sperando di avervi fatto conoscere con i miei video questo titolo, che anche senza multiplayer io ritengo semplicemente fantastico, purtroppo devo di nuovo incazzarmi con i videogiocatori di Steam per la pioggia di recensioni negative che questo gioco ha ricevuto dopo il rilascio gratuito. Sinceramente Planet Explorers, pur essendo un gioco molto originale e complesso, non è certo privo di bug e quindi alcune di queste recensioni, ben circostanziate, ci possono anche stare. Tuttavia ritengo davvero odioso il comportamento di alcuni giocatori che in passato hanno comprato il gioco e che ora si sentono, fra virgolette, traditi per il rilascio gratuito. Fra l'altro PE ora è gratis senza microtransazioni. Quindi il rilascio free è stata una mossa di onestà dei dev e non un modo di racimolare ancora quattrini da un gioco morente. Se te compri un gioco, non ci giochi per anni, e poi ti lamenti di un rilascio gratuito non è colpa del dev, è colpa tua. Coglione. Molti addirittura si lamentano della mancanza del multiplayer che, dopo anni dal rilascio, non è più disponibile. Come se altri giochi ben più blasonati in passato non abbiano tolto il supporto al multigiocatore dopo le mancate vendite di un titolo. Poi ci sono i più odiosi. Gli account che hanno preso il gioco gratuitamente solo per insultarlo e recensirlo negativamente, quasi di sicuro doppi account di chi ha comprato il gioco. Per concludere questo sfogo, avviso solo che è ancora possibile caricare e scaricare gli oggetti creati dai giocatori dal workshop di Steam accedendo dal client di Valve. Arrivederci alla prossima.